Da circa 20 ore stiamo tenendo in scacco la maggioranza, il governo, nelle commissioni finanze e lavoro del Senato sul tema del decreto fiscale. Stiamo cercando di far ragionare una maggioranza che non riesce ad essere concreta, non riesce a dare delle risposte agli italiani su temi importanti come la riscossione, come le cartelle esattoriali, che sono state sospese per ben 18 mesi e che ora dovrebbero essere pagate, pensate, entro oggi, entro il 30 novembre. Stiamo chiedendo una proroga almeno a tutto il 2022. Stesso discorso riguarda il Jobs Act, cioè i temi delle agevolazioni contributive per i lavoratori in cassa integrazione a zero ore nelle imprese in crisi. Fratelli d'Italia chiede che questo diventi un diritto per i lavoratori e per le imprese. Stiamo quindi impegnandoci per garantire alle casse di previdenza dei liberi professionisti la possibilità di poter investire nell'assistenza dei propri lavoratori delle somme che hanno in disponibilità e quindi, non per ultimo, la lotta alla limitazione del contante che questo governo ha portato avanti e che noi vorremmo prorogare perché riteniamo inutile, prima di tutto, anzi dannoso per l'economia nazionale, impedire la libera circolazione del contante. Fratelli d'Italia quindi su questi aspetti sta cercando un confronto costruttivo, ma ad ora riceve come risposta solamente promesse e tanto fumo. Noi chiediamo cose concrete perché gli italiani vogliono la concretezza. Siamo qui, abbiamo trascorso la nottata tenendo la commissione impegnata e siamo pronti ad affrontare un'altra notte in commissione pur di dare delle risposte ai nostri concittadini.